Buongiorno ragazzi e bentornati su Crimascar Fishing. Siamo sul gommone, quindi stiamo andando a fare la prima calata. Siamo su una cava che avete già visto. Abbiamo già fatto un giro col gommone, quindi siamo andati a già trovarci gli spot. Adesso andiamo a calare la prima canna, la mia, sulla costa di sinistra. Un po' di palline che ci siamo fatti e dopodiché una spruzzatina di mais e dei ceci cotti, così andiamo a tentare anche qualche amur, giusto Primo? Sì, perché sappiamo appunto che qui dentro ci sono degli amur e anche belli, quindi diciamo che l'obiettivo sarebbe anche intanto prendere qualcosa, poi sì. Riuscire a catturare qualche amur, visto che appunto dicono che ce ne sono. Esatto, allora Cri, io direi di andare là, che così poi dopo facciamo vedere la calata, dove abbiamo calato. Andiamo sullo spot. Poi ragazzi, quando andremo nei miei spot, perché noi comunque abbiamo già fatto un giro. Sì, l'ho detto. Infatti, vi spieghiamo due cose che abbiamo notato proprio facendo un piccolo tour intanto della cava. Ok, va bene. Allora adesso andiamo un attimo sullo spot e ci rivediamo fra poco. Allora, Max sta facendo un po' di plumbing. Come ti sembra il posto? È duro sotto, buono, buono, molto buono. Allora, abbiamo preso come riferimento questa pianta qua davanti, prima dello spiazzo. Quindi questa sarà la mia prima calata. Ok, perfetto, lascio un attimo la canna qua e intanto ci do qualche pallina. Su questa canna sto pescando con una presentazione non proprio meno di neve, perché ho una link affondante del 20 e un quartz giallo della mainline, ovviamente, giusto per fare un po' di contrasto. Allora, un po' qua, un po' là, non sto a buttare proprio tutto sopra l'innesco, sto un po' ad ampio raggio perché voglio che prendano confidenza un po' con tutta quest'area, perché la prossima canna che calerò sarà 5 metri più avanti, quindi farò anche una piccola pasturazione nel mentre che andiamo verso l'altro spot. E nel gommone, ragazzi. E nel gommone, e tanta nel roba. Gommone, adesso ho aperto pastura. Questo barattolo di ceci cotti, ragazzi. Adesso vado un attimo a scolare l'acqua e butterò un po' di mais e ceci cotti. Ok. E comunque le granaglie sono sempre apprezzate. Questo è uno, adesso ci diamo dentro un po' di mais. E vediamo se qualche bell'amur viene a far visita alle nostre presentazioni. Arrivati sul secondo spot di Max, un po' più avanti del precedente, adesso sì, come ho detto, ho buttato qualche pallina nel tragitto tra le due canne, perché si parla comunque di 20 metri, quindi voglio creare proprio un piccolo ambiente. Avevo detto 5 prima, però ragazzi, è lo spazio tra uno spot e l'altro, sì, più intorno, visti di più comunque gli spot, quindi ho deciso poi per andare su questo. Ci sarà un pallino ovunque, credo, qua. Ok, questi e questi qua. Ok, perfetto. E questi li abbiamo fatti. Ok, lì possiamo tornare a casa base. Ma no. Ok. Allora ragazzi, il nostro timoniere qua ci fa notare che abbiamo delle piccole chicche, migliorie, possiamo chiamarle così, per quanto riguarda il gommone.
ci siamo presi il portacanna, dopo lo andremo a vedere bene nel dettaglio, e il piccolo monitor che è attaccato alla batteria ci dice la percentuale di carica della batteria. Stiamo facendo la scatolina personalizzata, adesso un po' spartana così, ma ci stiamo lavorando, ma con gli impegni lavorativi e la vita familiare abbiamo sempre poco tempo. Vabbè, comunque dopo andiamo nel dettaglio a vedere che cosa ci siamo, di cui ci siamo accessoriati. Adesso ci stiamo avvicinando, ragazzi, al primo spot, che è questo stupendo canneto dove prima abbiamo visto dentro tanto tanto movimento, proprio dentro il canneto. Quindi ci siamo fatti un'idea che alberi sommersi non ce ne sono. Io direi che qui questo è uno degli spot, hot spot possiamo chiamarlo. Quindi caleremo qua la canna. Al centro, così ho un riferimento. Sì. Io addirittura, fosse stato un altro giorno, fossi stato da solo, fossi stato senza far video, avrei calata dentro proprio in tutte quelle canne morte nell'acqua, perché abbiamo visto là il movimento pazzesco. Comunque, vai Cri, ce la fai a calarla tu o vuoi che te la calo io? Vedete ragazzi, proprio qua dentro prima c'è stato un via vai di pesce impressionante, mi è arrivata una pallina in testa. E qua sotto, come vi diceva prima Cree, in particolare, vedete quelle piante verdognole piene di alghe che ci sono sotto? Abbiamo visto carpe a galla che mangiavano quella roba. Quindi, sì, qualcosa di nuovo che abbiamo visto. Ok. Allora, dietro di me, ragazzi, c'è Cree che si sta preparando a calare. Tanto ho visto un gran bel movimento al centro lago. Bello fondo qui, vero? Sì. Non sembra, ma secondo me qua avremo 3-4 metri d'acqua su questa sponda. Sì, sì. Anche di più. Anche di più? È cresciuta parecchio l'acqua. Eh sì, sì, cresciuta anche sì. In questa cava. Ok. Dimmi quando ti butto il mais. E qui è durissimo. Come me dall'altra parte, buon segno. Buon segno. E noto i cannetti che si muovono. Dove, Cree? Ah, sì. Sì. Ragazzi, speriamo, perché le premesse, ripeto, sono buone. Fai un mix cece e mais, che poi il resto lo portiamo sull'altra canna. Sì, 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 sì. Odore anche questo, ragazzi. Sì. Questo aiuta. E questa è proprio la zona amo, ci hanno detto. Quindi dai anche una bella cicciolata. Ceci, andate. Ceci, tutti? Ho detto di dividerli per due canne. Cree, guarda là cosa sta succedendo. Sì, ben mamma, visto, mamma mia. Promette bene la giornata, ma poi si sa che fino alla fine, ragazzi, le somme si tirano alla fine. Quindi non ci facciamo prendere dall'emozione di vedere 3-4 pesci che sgallano così, perché poi, sì, è sempre il risultato finale quello che conta. Ok, dai, prima canna di Cree calata. Io intanto sto guardando. Arra, Cree! Andiamo via che c'è pesce qua sotto, ragazzi. Andiamo a ripoggiare la canna e andiamo a calare l'altra. Ci vediamo fra poco. Allora, qui, ragazzi, è veramente bassa l'acqua, però qui è dove abbiamo visto le carpe. Quindi, anche se l'acqua è bassa. E Cree, tu hai deciso di buttarla tra questo rigone di alghe, diciamo, che sono quelle che appunto abbiamo visto che le carpe mangiavano. Esatto. E la sponda, perché hai fatto una prova, mi sembra, si staccano come niente queste alghe, sì, vero? Infatti, sono okay. Molto molli. Ok, ok. Però visto che la carpa non si va. Guardate che roba, le carpe si nutrivano di sta roba. Le abbiamo proprio viste mangiarle proprio a galla. Quindi. Sì, sì. Queste alghette qua che vengono su. Era
era una regina, se non mi sbaglio, sì, prima. Era una regina e non era neanche proprio piccolina, eh. Stava appunto mangiando. Ok. Un po' di ceci. Un po' di ceciume. Questa cosa per dopo. Un po' di mais. Palline ne hai buttate un po'? Certo. Ok. A scendere. E qua c'è due anatre arrabbiatine. Arrabbiatine? Sì, sì, sì. Ok. Quindi ci andiamo? Io direi di andare. Ok, perfetto. Lascia il canneto, ragazzi, come vedete, quello là in fondo. E andiamo. Abbiamo appena visto oltretutto saltare una cosa enorme. Adesso se riesco vi faccio vedere le... Eccole qua, queste sono arrabbiatissime, ragazzi. Quelle sono arrabbiatissime. Ecco ragazzi, adesso vi faccio vedere. Queste sono le anatre arrabbiate che ci stavano inseguendo. Scusate se abbiamo invaso il vostro territorio. Se vedete un barchino là in fondo è perché è venuto anche Andrea Torresin AT1, AT2, che sta testando dei barchini che ha venduto e quindi li sta provando prima di consegnare ai clienti. È venuto a trovarci, ci fa un po' di compagnia, alla fine abbiamo un rapporto speciale con lui, quindi vediamo se vorrà farsi vedere in video, se vorrà palesarsi o se vorrà restare anonimo. Però intanto il barchino da provare al cliente. Se stai guardando questo video, cliente, quello è il tuo barchino. E qua siamo arrivati alla posta, ragazzi. Adesso con un gioco di Art Attack mettiamo la canna sopra. Bene. Neanche 20 minuti in acqua e subito da... Però la vedo pesante, eh. Vabbè che... Sì, no, vabbè che sei distante. Aspettiamo. Amur, signori. Non lo so. L'amo il più delle volte, ripeto, lo tiri quasi a riva e gli ultimi 4-5 metri si incazza di brutto. Tartaruga da 60 kg. No. Hai perso? Sì. No, ragazzi. Si è slamato? Si è slamato. Porca miseria. E allora... Allora, ragazzi, analizziamo due cose. Questo rig, come vedete, non lo so, l'amo comunque, proverò, non lo so, non capisco, strano che si è slamata, ci riprovo, devo ricalare subito. E allora, appena ricalata dopo che l'aveva persa, è ripartita. Se hai bisogno di uscire in gommone crio, ce la fai? Dovresti farcela, perché magari prima si è slamata, perché sai, il tragitto è un po' lungo, quindi può succedere di tutto nel mentre, però è ripartita subito, sì. E la canna è bella piegata. Quindi abbiamo scelto bene lo spot. Quindi lo spot dovrebbe essere giusto. Adesso vediamo di portare a meno a riva sta qua. L'estate le dà, quindi è una carpa. Dici? Non è Amur? Non credo. Mentre si beveva un buon caffè, siamo stati interrotti dal segnalatore che suonava all'impazzata. Bene, Cri. Spot scelto proprio bene. Le abbiamo viste. Aspetta? Sì. Ok. Vieni pure qua allora. E ora probabilmente anche quella di prima. Ehi, guarda dove va. Era una carpettina.
ma noi cerchiamo Big Mama. Andavo di angolo di però energia ne ha da vendere, però è dentro, però è dentro, però è dentro, ragazzi. Sì, piccolina ma combattiva. Se si alimenta lei, si alimentano anche le altre lì, quindi sì, confido in qualcosa di più strong. Ragazzi, il primo pesce è arrivato, ha mangiato sempre sulle nostre mitiche link. Ti stai convertendo alle link, Cri? Sì, no, l'essenza del sale le uso sempre, però. Ed eccola qui, ragazzi, una reginetta di piccola taglia, ma ripeto, noi stiamo più puntando sulla ricerca dello spot adesso, visto che col gommone riusciamo a essere presenti nello spot, e quindi il capire effettivamente cosa osservare quando si va a calare una canna. Stamattina abbiamo visto degli spot che secondo noi potevano essere redditizi, e uno di questi appunto è dove ha mangiato questa signora qui e dove ha mangiato la carpa di prima, che purtroppo è stata persa. Quindi primo pesce, bella regina, e adesso la rilascio. Allora ragazzi, ovviamente quando adesso abbiamo la possibilità di usare il gommone, ovviamente sfruttiamo anche la batteria. Allora, come vedete, abbiamo preso una normalissima scatola che vendono anche su Amazon, insomma, una normale scatola contenente le batterie, dove all'interno abbiamo messo la batteria. Cosa abbiamo fatto? Ci si è fatti mandare anche lo schermino. Lo schermino che, come vedete, se fosse di notte c'è la possibilità di farlo illuminare, quindi se avete bisogno di vedere di notte potete illuminarlo. Schermino che ci indica la percentuale di batteria, la potenza della batteria e la percentuale. Ora siamo a 13 due volte, quindi la batteria è ancora bella carica. Vi garantisco che abbiamo corso tutta la mattina, ragazzi, e non so, è ancora carichissima, quindi dura veramente molto. Momentaneamente ci sono due cavi che escono e vanno alle pinze del motore. Prossimamente il prossimo step sarà quello di fare qui dei perni, dove andremo direttamente ad agganciarci con, non più con le pinze, ma con i capicorda, capicavo, capicorda, non mi ricordo come si chiamano, direttamente sulla batteria, quindi senza dover ogni volta togliere e mettere. Vi faccio vedere all'interno, come vedete c'è la batteria, qui ci sono i vari collegamenti, perché assieme allo schermino ovviamente viene fornito il cavo di collegamento e questa bobinetta qui che va poi collegata con il negativo e quant'altro. Bene ragazzi, adesso vi chiudo, ripeto, nei prossimi video pian pianino la stiamo finendo, perché il tempo è quello che è, quindi un po' alla volta finiremo di fare la nostra scatola per la batteria. Però ragazzi, siamo veramente contenti, perché ripeto, è ancora al 100%, quindi e abbiamo corso, ragazzi, e la stiamo proprio sfruttando anche a velocità di marce sostenute, perché ovviamente il motore, essendo a 25 marce, non stiamo andando alla quinta, ma stiamo provando con la terza, quarta marcia, quindi correndo vogliamo vedere effettivamente quanto ci dura. Noi non facciamo sessioni da giorni, quindi usandola in giornata riusciamo anche a correre un po' più veloce, in maniera da accorciare un po' i tempi delle calate. E comunque, Cri, tu magari sei un po' scettico sul fatto che sia ancora 100%, e lo sono un po' anch'io, magari dobbiamo impostare delle regolazioni sul monitor, però guarda, il motore in alto, i led sono tutti e quattro accesi. Sì, quindi... ma quello che fa testo sono i 13.3 volte che segna la batteria qui. Esatto, e sulle istruzioni c'è scritto che quando è 13.3 è carica al 100%, quindi cioè, questa batteria è infinita probabilmente, come ci avevano garantito. E stiamo usando, ragazzi, un motore da 62 libre, quindi un bel motore. Bene, noi adesso andiamo avanti e a fine sessione vi daremo la situazione della batteria per capire un po' com'è, ma ripeto, vi garantisco, ragazzi, stamattina avremo perso mezz'ora, 40 minuti buoni. Beh, con tutti i viaggi che poi hai fatto, anche già un'ora e mezza di tragitti per girare tutta la cava, per vedere bene gli spot, e eravamo in due, quindi ancora più sforzo, quindi
per adesso, ragazzi, possiamo... Vedo Andrea correre, mi sa che gli è partita la canna. Allora, ragazzi, andiamo a vedere la carpa di Andrea. Ed ecco Andrea che si palesa ai vostri occhi, signori. Com'è, Andre? Andrea sta pescando con delle canne particolari, dopo se ha voglia ci dirà due robe. Andrea, si dimentica del bodino. Ci dirà due chicche su queste canne, ragazzi, che sono a marcord. Molto particolari. Andre, le faccio un attimo vedere. Qua chi si intende di canne, ragazzi, ha già capito che cosa sono. Sembra interessante il pesce, Andre. Stiamo parlando di... Vuoi salutare tutti i nostri follower? Sì. Saluta. Ciao ragazzi. Ciao Andrea ragazzi. Torresin, AT1, AT2. Due libre. Due libre? Sì, sembra da 8 perché... Cioè, vi giuro, sembra fatta di ferro a toccare le... Dai, porta fuori sta carpetta da mezzo chilo, Andre. Non lo so. E non lo so, ah, perché da come piega... Occhio perché sta... Sta punzecchiando sta calla, Diciamo che dopo un quarto d'ora che suonava l'avvisatore, Andrea si è reso conto che aveva anche lui le canne in acqua. Lo stile di Andrea, ragazzi. Sì, guardatelo, è proprio lo stile del carpista degli anni che furono. Io oggi sembra che vengo da una corsa, perché ho messo i pantaloni che avevo. Lui va giù di New Balance. Va bene, lasciamo... un po' perché... Lasciamo stare un attimo Andrea, ragazzi, ci vediamo quando riusciremo a tirarla fuori. Occhio Andrea, mamma mia, non sembra che hai 87 anni. Sì. guarda dove andiamo a prenderla, sta carpa. Dai Andrea. Madonna, guarda dove andiamo a prenderla sta carpa. Mi fermo perché non ha filtri Andrea, guarda, ragazzi, guarda, ci vediamo in culla. Guarda dove andiamo a prenderla sta carpa, con questa cannetta. Mi dicono di continuare dalla regia. Dai un carasso. Ah! Oh, dov'è? Mamma la specchi. No. La specchi. No. Sì, come no? No. Sì. Demo. Demo. La specchi. La specchi. Per quello tira. Guarda in mezzo, guarda. Andre, ricordati che sei a video. Guarda. Demo. Sì, Andre! Occhio alla canna, Cri! Bella, bellissima. Andrea Torresin per Crimax. No, numero no, uno. Andrea, sei passato sotto la canna. E ora Andre, facci vedere sto gioiellino. Sta carpetta qua, molto bella. Molto, molto bella. Che presentazione hai usato? Allora, una pallina del 20 con chicco di mais. Ah, proprio sei andato sul semplice. Sì, sul semplice. Hai rig normale? Hai rig normale. Vedete ragazzi che a volte non serve ingegnarsi. Normale. Proprio una bella specchi. Bellissima. Guarda che dettagli. Stupefacente. Mamma mia. Guarda. Stupefacenti. Bene. Ho visto che ti sei divertito con le tue canne old school. Sì, di bambù. Adesso dopo magari ci dai due o tre chicche. Andiamo a rilasciarla? Sì, andiamo a rilasciarla. Certo, grande, che, sì, certo che sì. Dai che andiamo a ricalare andiamo, con la T1. Andiamo. Rilasciamo sto bel pesce. Che facente. Andre. Apro la trovadina perché non vogliamo lasciare sul gommone. Emergenza e una festa è furia, partiamo almeno, non ce lo dimentichiamo. Andiamo là, cosa dici? E scommetto che è successo anche a qualcuno di voi. Esatto, tieni. Adesso finché Max combatte, ragazzi, vi spiego ciò che è successo. Allora, sono andato a ricalare la mia canna lì in fondo sui canneti e proprio lì vicino ho notato che le carpe andavano a mangiare sempre su quelle mi hai preso forse può essere sì. Notavo che andavano a mangiare vicino a quell'ansa lì e le ho proprio viste col gommone mentre andavo a calare la canna. Ho detto Max, ehi,
Sai che c'è? Spostala! Sì, perché fatalità, avevo avuto una tocca pazzesca e ho detto, cavolo, tartarughe. Questo allora, ragazzi, fa capire una cosa, le carpe bisogna cercarle. Esatto. Perché noi l'abbiamo sempre detto, il carp fishing non è statico ma dinamico. È anche una caccia, ragazzi, bisogna un po' interpretare e vedere come mangiano, dove girano e alla fine. Se si ha la fortuna di avere un gommone, poi perché non usarlo? Diciamo che la pesca col gommone ha di bello questo. Un attimo, ragazzi, perché c'è il filo mio. Quindi sbroglio un attimo. Sembra un pesce da panico, adesso vediamo se si palesa. Ci dà! Sì, diciamo che le caide stanno rispondendo anche bene. Ci dà! Cosa? La carina, carina. Ma la becchi? No, no, non è vecchia. Non so se vi ricordate, ragazzi, che qui una volta andavamo sotto. Non è proprio bruttino, eh? Nessuna carpa brutta. E noi siamo qui. Mi mimetizzo col codino, mi mimetizzo così non lo nota. Dai. Dai che c'è. Guarda la pop-up rosa, piena. Dai che c'è, dai che c'è. Ed eccola qui. Sì, socio, questo è lavoro di squadra. Tu vai cali, io prendo. Nata da un gran bel gioco di squadra e con una pallina rosa fluo, anche io oggi ho timbrato. Di tutto rispetto, spinner rig, sono andato a bilanciare la pop-up con balance weight, magari dopo andiamo a vedere un attimo bene il rig, che da un po' che non li facciamo vedere. Pop-up rosa, pine nana, se non mi ricordo male. Dopo vi faccio vedere il vasetto. E questo è il risultato. Tanti ancora sono scettici sullo spinner rig con pop-up. Io lo adoro. Bella, 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 bella. Guarda il bass. Avete visto il bus? Mi è andato subito ad attaccare la carpa. Stava invadendo il suo territorio. Guardiola. Gira la testa, ragazzi. Okay. Allora, spazio dedicato un attimo a quello che è stato il terminale per la mia prima carpa. È da un po' che non facciamo vedere magari un po' i rig che usiamo, quindi per chi è nuovo del canale è giusto anche che informiamo anche lui. Allora, questo è il classico spin rig. Sezione di boom, ok, crimpato ovviamente alle due estremità, sia da questa parte che da questa parte, e si comporta così il terminale. Abbiamo una girella posta spinner swivel, che sono quelle fatte apposta per gli spinner rig,
Dopodiché abbiamo il balancing weight, il piombino che va a bilanciare la pop-up, e la bait screw, che è quella che trattiene la pallina, e il gommino, lo stopperino, per andare a stoppare la bait screw. Semplicissimo, ragazzi. Come ami, se non mi ricordo male, sto usando i curve shank. Dopodiché abbiamo innescato una pop-up, che adesso vi faccio vedere, che era questa qua, le pop-up eye visual pink pin enana, ok, rosa fluo. Ho voluto puntare su questa oggi, e a fianco all'innesco proprio io ho fatto queste 5 palline link, ok, in modo da metterle così, e la presentazione poi sarebbe stata appunto una cosa di questo tipo, con le palline vicino all'innesco, in modo che prendessero confidenza un po' con quello che era la pastura e poi andassero sulla pallina pop-up. E così è stato, ragazzi. Sono contento perché c'è stato un bel gioco di squadra, perché Cree mi ha avvertito, mi ha detto: Max, tira sulla canna, vai subito a prepararla, che ho visto un hotspot eccezionale. Ragazzi, dopo 5 minuti è partita. Quindi il bello della pesca in compagnia è proprio questo, il gioco di squadra. C'è chi è amante della pesca solitaria e c'è chi come noi è amante della pesca in compagnia, soprattutto perché si può condividere tante cose, e io non riuscirei mai a farmi sessioni in solitaria, sono sincero. Detto questo, Cree è già andato a ricalare la sua canna, adesso io ho preparato la mia piccola pastura e la canna è là pronta. L'amo qua è spuntato, quindi purtroppo lo perdo. E niente, andiamo a ricalare subito, speriamo che ci sia ancora qualche carpa in zona e vediamo se riusciamo a tirare fuori un'altra. Vi porto a calare una canna, più che altro perché, ragazzi, sto facendo delle considerazioni su una canna che non è mai partita, quindi devo andare a controllare, perché altrimenti rischio di non essere in pesca. Io adesso mi muovo e mi porto con me. Ragazzi, come vi dicevo, sto andando a recuperare una canna perché è da stamattina che non parte, quindi devo capire un po' cosa è successo. Molto probabilmente, come è già successo, ci sono dei pesci di disturbo che magari mangiano l'innesco e se lo portano a spasso. Siccome l'ho messa in un punto dove probabilmente c'era qualche intoppo, può darsi anche che si sia un attimo inceppata, ma andiamo a vedere appunto. Nell'altra canna invece, ragazzi, ho messo la treccia perché ho visto che comunque la distanza necessitava la treccia per sentire bene le tocche, altrimenti con nylon facevo fatica, che siccome hanno 100 metri di solito con nylon non ho problemi, però adesso vediamo un po' questa canna. Ormai sono arrivato. Vediamo un po'. Ovviamente con me ho già una forbice, un altro leadcore, un altro innesco già pronto, perché così non faccio altri giri, ne faccio uno solo. Oh, bene. C'era un attimo inceppata qui sulle erbe. Probabilmente quando ho recuperato la riva si è inceppata. Allora, terminale, allora punge, però siccome ho toccato adesso lì un po' gli arbusti, per sicurezza lo cambio. Allora, adesso lo cambiamo. Ecco, basta. Adesso, ragazzi, cambio spot, voglio provare un altro spot. Alla fine le carpe che abbiamo prese con le link, quindi l'esca siamo sicuri che funziona
probabilmente non sto pescando in uno spot buono su questa canna, quindi devo trovare uno spot. Il bello del gommone e soprattutto di pescare in questa cava è che, appunto, avvicinandosi bene alle rive, il più delle volte abbiamo visto il pesce mangiare. Infatti questa mattina abbiamo calato solo nei punti dove abbiamo effettivamente visto che le carpe mangiavano. Adesso cerco di farli vedere. Vedete, ragazzi, queste piante qui? Abbiamo visto le carpe che andavano a mangiare proprio queste tipi di piante. Per quello abbiamo calato vicino a queste piante qui. Adesso io non voglio cambiare questa tattica, perché abbiamo capito che si alimentano proprio qui. Voglio solo provare a cambiare lo spot. Allora qui vedo bollare un po' di più, quasi quasi la provo a mettere qui. Già, ok, proviamo a calarla qua. Sto un po' più distante, non troppo vicino, e adesso calo. Finora in tutta questa parte della cava abbiamo trovato del fondale duro, quindi c'è del ghiaino. Invece Max dall'altra parte, nei primi spot dove abbiamo calato stamattina, era un po' più melmoso, quindi abbiamo scelto di cambiare. Infatti anche qui lo spot presenta un fondale ghiaioso. Benissimo, allora io direi che posso calare. Palline le sto spargendo anch'io, non le sto mettendo unicamente nello spot di pesca, ma le sto buttando un po' in giro sperando che la carpa vada alla ricerca, sia stimolata la ricerca dell'esca. Quindi anche questi sono accorgimenti che stiamo provando a fare. Bene, adesso andiamo a riva da Max. Ragazzi, sapete che noi siamo curiosi . E essendo curiosi ci piace farci gli affari degli altri. Allora, quindi adesso, a parte l'allergia aspetta perché ti faccio vedere una cosa, ragazzi. Allora, siamo qui con Andrea, come vedete. Andrea ci mostra questo, perché vi spieghiamo. Allora, intanto, ragazzi, vediamo l'astronave di Andrea, macchina tackle fishing ideale. Vai. No, allora, stamattina ci siamo soffermati un attimo su queste canne qua, e sono di questo marchio qui, ragazzi. Sono della Bruce. Allora, noi le abbiamo prese in giro perché non conoscevamo le canne. Poi abbiamo fatto una ricerca, abbiamo detto, sembra una Bic, ragazzi. Perché no, sembra una matita, guardate, cioè, è esagonale praticamente. È esagonale la canna. Si chiama Hexagraph. So se vedete, la canna è fatta tutta quanta esagonale. Vedete? Allora, fino al cimino. E notate che ha moltissimi anelli, perché ne ha 2, 4, 6, 8, 10 anelli. Non dico il prezzo, andatevelo a vedere, si chiama Hexagraph di Bruce & Walker. Ho guardato in internet, allora ho visto i prezzi di chi la vende usata, sono altissimi. Quindi, ma la cosa che mi impressiona di questa canna, ragazzi, guardate, sembra una canna da tremarella per trote. Cioè, ragazzi, è spaziale, non pesa niente, è pazzesca sta canna. Cioè, Andrea ha giocato il jolly oggi qua, ragazzi, guardate. E l'ho vista prima quando aveva il carpe
in canna. Sarà un 2 libre e quindi è tanto divertente, ma old school inglese questo, puro old school inglese. Beh, è fantastico. Tenute veramente bene, sughero ovviamente degno dell'Inghilterra. C'è qualche roba, ragazzi. Ma... tanta e mamma. Mamma, e però... placca Fuji. Beh. Fate che non ho fatto vedere, le faccio vedere un po' meglio da qua, ragazzi, perché... 30 anni... Bruce e un Walker. 30 anni... England... costruite a mano. Sì. Mamma. Ma non pesa niente. Non pesa niente, Cri. Senti che roba. Non pesa niente. Questa è da puro divertimento. Spettacolare. Aspetta, possiamo fare una cosa? Allora, io con una libra e mezza. Dammi il cimino. Ho preso una 36. Dammelo però. Allora, ragazzi, facciamo una cosa. Un attimo che ho perso il fuoco. Rea, scappa, Rea. Mamma. Vai, Andrea, vai. Cioè, potrebbe anche spingersi oltre, che... tanta roba, ragazzi. Mitica. E non pesa niente, cioè... Andrea, ste chicche? Mamma, senti che roba. Senti. Fai un lancio qua che c'è il piano. Mamma. Che chicca, ragazzi. Che chicca. Per chi se ne intende e colleziona pezzi di antiquariato di car fishing, sicuramente avrà da dire qualcosa. Il top del top del top. Non si vede che è nata e cresciuta in Inghilterra. No, non venete mai. Complimenti, Andrea. Sempre chicche nuove su Climax. Che canna. Sì, allora, sono sincero, non la prenderei mai. Beh. Però devo dire che... sei un povero come la... non la prenderei mai. E ridi. No, comunque ragazzi, gran canne. Da dare merito, gran canne. Sembra una Bic, manca il Fabriano sotto, ma gran canne. Vabbè. Comunque ragazzi, allora la sessione sta per terminare, abbiamo davanti ancora un'oretta. Qua, non vedo. Vedi qua in mezzo. Il nostro Sanpei qua. Abbiamo davanti ancora un'oretta, ragazzi, speriamo si muova qualcosa, ma pensiamo che ormai fino alle 5-6 credo non... che ormai sia un giro più serale adesso, sì, perché sono le fa caldo. Sono le 2, noi verso le 4 andiamo, 3:30, 4 partiamo, ma... è proprio piatto, non vedi più action e direi che ormai bisognerebbe aspettare le luci del tramonto. No, però quello 5, che mi... 5:30-6 inizia un attimo a cambiare un po' la temperatura e poi verso le 8 così, però secondo me questa cava come tante altre si blocca un po' al pomeriggio. Sì, non è che mangiano in continuo, sembrano comunque dei momenti dove si bloccano. Allora ragazzi, il fatto di averle prese dove avevamo deciso di calare perché abbiamo viste, esatto, quello ci gratifica, è quello che più che altro si fa. Esatto. Comunque dai, abbiamo davanti ancora un'oretta scarsa. Sì, adesso ricaleremo nuovamente, vedremo un attimo l'ultima. Sì, non tutte due. Perché sennò è ora di andare via, però sicuramente io cambio quella lì, la vado a ricalare veloce. Ragazzi, la batteria va ancora. A quest'ora di solito eravamo a terra. Quindi no, tanta roba veramente. Tanta roba, perché siamo sempre andati quasi a marcia 5 e la batteria vola che è un piacere. Sì, perché poi abbiamo detto, adesso testiamo, o la proviamo bene, visto che noi siamo in pesca 2-3 giorni. Anche perché ci hanno scritto in tanti che l'hanno presa, quindi vuol dire che già la conoscevano. Ecco, però, dateci anche voi dei feedback, magari in questo video, sotto chi l'ha già presa, chi l'ha usata. Noi ragazzi, sinceramente adesso... io non me l'aspettavo. Tutta la mattina siamo andati parecchio avanti e indietro. Sì, la zavorra c'è comunque, quindi. Poi tenete presente che caliamo a 100... Sì, se non qualcosa di più. 100 qualcosa, insomma. Quindi comunque dei tragitti avanti e indietro li fa. Qualche chilometro oggi l'abbiamo fatto. Non ha perso di niente. E il motore segna ancora tutte e quattro le luci.
quello che mi affascina. Vabbè, andiamo a ricalare le canne e vediamo come va a finire. Se ci vedete con un pesce, se no ci vediamo per i saluti, ragazzi. Vai, a dopo. Eccoci qua, ragazzi. Allora, sessione finita. Prima della chiusura vera e propria nostra, di me e Christian, salutiamo Andrea, che adesso andrà a provare gli ultimi 5-10 mila barchini che deve consegnare. Come funziona sto 3D o no, allora? Vuoi 3D? No. Non funziona il 3D ancora. No. E se a fare un progetto sul 3D, su mappe 3D, ma non sveliamo niente, Andre. Non sveliamo esatto. Niente. Solo in demo va. Esatto. Noi ti ringraziamo per la compagnia che ci hai fatto. Abbiamo preso un pesce a testa, quindi siamo tutti e tre contenti. Ti lasciamo andare a finire. Una bella specchia. È più bella la tua di tutti? Con quelle canne là. Ah, ma che canne. Se meritava. Fabriano, una specchio, una specchio di sì, quelle. Sì. Va bene, Fabriano, ti se cerchi sponsorizzazioni, lui ha le big. Esatto. Grazie Andre per la compagnia. Ci vediamo la prossima volta. Noi adesso salutiamo tutti e facciamo le ultime due riflessioni. Grazie mille. Lavorare. Grazie mille. Ciao Andre. Ciao. Presto vi faremo avere notizie di AT1 comunque, esatto. Ragazzi. Allora, mentre Andrea sta andando a bruscandoli, noi tiriamo le somme di questa giornata, Cri. Allora, io direi contento. Uno per la batteria. Allora, mamma. Sapete, noi non siamo mai stati quelli delle carte grosse o delle 300 carte. Siamo quelli che però si provano e se la godono. E siamo quelli che ultimamente stiamo dedicando più attenzione a tutti i particolari. Ora, stamattina abbiamo dedicato, anche pur sapendo che non saremmo stati qui un giorno intero e tutto, abbiamo comunque deciso di dedicare del tempo per vedere gli spot, per capire un po'. La cava ci avevamo già pescato e tutto, però è la prima volta che effettivamente eravamo col gommone negli spot di pesca. Cosa ti ho detto io stamattina, Cri? Perdiamo anche un'ora a trovare gli spot giusti, ma verremmo ripagati. Esatto, quindi, perché non ci servivano 20 carpe da mostrarvi, ma ci serviva a farvi vedere che anche in poco tempo, se si pesca bene, i risultati possono arrivare. Arriva. Infatti stamattina abbiamo visto delle carpe, ripeto, che mangiavano, le abbiamo proprio viste, siamo arrivati a un metro e mezzo col gommone, le vedevamo che mangiavano quelle specie di erbai, adesso non so degli alberelli che tipo da alghe, di alga, che pianta sia, e abbiamo detto ok, perfetto, una canna la mettiamo qui vicino ai cannetti, fin fondo vedevamo tanto movimento, vedevamo i cannetti spostarsi, ragazzi, quindi più di qualche carpa di mattina presto non penso sia altro, quindi anche lì abbiamo detto una canna la mettiamo lì. Max invece ha preferito pescare nella parte sinistra, dove di solito sono sempre partite le carpe. Sì. Oggi no, oggi hanno mangiato di là, magari erano di là, anche perché di qua non abbiamo visto chissà che movimento. Poi però il tuo colpo di genio, che sei andato a calare la tua canna, ti sei allungato un attimo, hai visto del movimento, mi hai detto Max, cambio, butta la canna qua, 5 minuti è partito. Sì, 5 minuti ragazzi. Sei quindi impressionante. Ecco, questo è le nostre soddisfazioni. Ma più che altro, secondo me, ci fa capire una cosa, ragazzi. Noi l'abbiamo sempre detto che l'esca miracolosa non può esistere. L'importante, ragazzi, è dove mettete l'innesco, quello che gli mettete attorno e come presentate il vostro innesco. Poi se condisci con una buona pallina, comunque ovvio. Però ragazzi, però la scelta secondo noi deve ricadere più che altro sullo spot, perché ripeto, in questa cava ci sono spot dove abbiamo sempre pescato, dove abbiamo fatto del pesce, dove oggi non hanno pagato, ma questo non vuol dire che non siano spot buoni. Girando col gommone abbiamo effettivamente visto, quante volte capita di vedere dei video più che altro di un noto marchio, dove a un certo punto prendono su, cambiano e vanno completamente in un altro spot. Sì, sì. Perché vedono carpe da un'altra parte. Quello che abbiamo fatto noi oggi è questo: abbiamo girato un po' il lago, abbiamo cercato le carpe. Poi fortuna, non lo so, non credo, però ragazzi, quello che a noi importa è che bisogna calare semplicemente dove si vede il pesce. È una regola molto semplice alla fine, che però
alle volte, quanto avessimo 4 giorni a disposizione, magari prima o poi il branco sarebbe passato di là, ma avendo poche ore a disposizione bisogna cercarle. Detto questo ragazzi, la mia caduta con la videocamera l'ho fatta, Cri non ha preso tronchi sotto le scarpe, non si è ammazzato un piede, oggi è andata bene, 3 carpe e una testa, quindi io direi che possiamo dare l'appuntamento al prossimo video, non sappiamo sempre con chi, dove, come, né se, né quando, né ma. Ma Climax, ragazzi, ci sarà. Da Climax è tutto, ci vediamo sul prossimo video. Ciao!